Da radio, come vedete alle mie spalle, già dal 10 settembre 1943 riprende le sue trasmissioni Radio Bari, che era nata 10 anni prima come voce del regime, ma che ora diventa la voce della libertà. Radio Bari ha significato tra l'ottobre del 1943 e il gennaio del 1944 l'unico baluardo per la resistenza. Le sue trasmissioni arrivavano fino ai patrioti nel nord Italia. Ha rappresentato la possibilità di dire basta con la monarchia e viva la democrazia. Il congresso di Bari del 44 è stato trasmesso proprio da Radio Bari. Radio Bari è stata anche un laboratorio di nuove trasmissioni che parlavano alla popolazione: radioscene, programmi per bambini, programmi musicali, corsi di inglese. Insomma, c'era veramente tutto quello che serviva per riconnettere un tessuto ormai sfrangiato, distrutto, come era quello della popolazione nella Seconda Guerra Mondiale. Radio Bari, dopo il gennaio 43, passò il testimone ad altre emittenti, man mano che l'esercito degli anglo-americani si spostava verso il nord. Radio Bari comunque ha rappresentato, soprattutto dal punto di vista politico, una voce unica. Il congresso di Bari, ripetiamo, è stato trasmesso da Radio Bari. Quindi, cosa dire? Lunga vita a Radio Bari e ricordiamo che è stata veramente il collegamento per la resistenza italiana.